Salve, bentornati. Qualche anno fa ho scoperto che preparare il burro di frutta secca è molto semplice. Oggi preparo quello alle mandorle e quello di arachidi. Tostare le mandorle per qualche minuto in forno caldo è il segreto del successo per un burro meravigliosamente cremoso. Il calore aiuterà a fuoriuscire l'olio contenuto dalla frutta secca molto più facilmente. Versiamo le mandorle in un mixer e cominciamo a frullare. Ci vorranno pochi minuti. Le mandorle prima diventeranno farina. Pian piano l'olio comincerà a fuoriuscire e la farina diventerà una pasta. Infine la pasta si trasformerà in un burro cremoso e delizioso. Conservo il burro di mandorle in vasetti di marmellata riciclati e lo tengo in frigo. È perfetto per accompagnare la frutta fresca in uno spuntino sano e gustoso. Preparerò il burro di arachidi usando lo stesso identico procedimento, ma questa volta utilizzerò un mixer più grande perché ho un quantitativo di arachidi maggiore rispetto alle mandorle. Io adoro il burro di arachidi casalingo fatto con arachidi naturali appena sbucciate. Anche questa volta la farina si trasformerà in pasta. A questo punto potrete aggiungere un po' di sale se desiderate, oppure del miele per una versione dolce. Continuate a frullare qualche secondo, la nostra pasta diventerà cremosa e il burro di arachidi sarà pronto. Io lo aggiungo nel porridge la mattina. Potete preparare o farcire dolci. Mia figlia, per esempio, lo adora spalmato nella banana. Oppure è perfetto in un toast con l'aggiunta di deliziosa marmellata. Grazie per aver trascorso del tempo con me. A presto!